1 contro Caserta, ma poi molto bene anche con 16 nella trasferta belga di Eurocup. Gosse, l'ex di turno, dopo due stagioni giocate a Roma, capitano da una parte, capitano dall'altra. In questi giorni ha detto Morgan, messo in difficoltà da una palla forse un po' troppo schiacciata, è bravo a girarsi, e quanto è bravo Trish ad arrivare a rimorchio. Stone proprio contro Trish, l'uscita dei blocchi da parte di Goss, che però è preso dal suo ex compagno. Arriva ancora una conclusione da lunga, questa volta alla piazza Gertigiano. Allora Venezia subito si arrevicina e passa a zona 3-2, ma c'è questo buon attacco di Roma che ribalta benissimo in diagonale, attaccando il fondo con un bel passaggio sul lato debole. Con il fisico ad arrivare lì vicino al ferro, ma non altrettanto nel trovare il fondo della retina. Poi i compagni riescono ad armare la mano di Dulkis. 18 centimetri di vantaggio vengono trasformati in un pallone recuperato, un lascio stupendo. Kipcevic prova a portare il blocco, Bobby Jones che poi se ne va, Gibson, penetrazione, arresto, tiro dalla media. Bellissimo. Tutto molto ben eseguito. Attacco della CEA che sembra essersi un po' inceppato, mentre Goss prova a mettere a pieni giri anche Peric, che ha nel suo bagaglio tecnico la possibilità di prendersi Tirian. Monte andando corto. Questo suo tiro ci permette appunto di completare l'idea, mentre qui completa uno straordinario contropiede. Qui vediamo un bel contropiede di Roma, ma forse è stato in aiuto, aggressivi molto per impedire a Roma di arrivare a un tiro facile. Poi ci pensa tutto il talento offensivo di Kyle Gibson. Bravo lui, qui va a spalle canestro ma non riceve. Di fatto il suo esordio era fuori per un problema muscolare. Kyle Gibson, che era stato il migliore ad iniziare questa partita, importante anche nei momenti di difficoltà. Bravo a recuperare qui, a lanciare Goss, che resta su tantissimo contro Morgan, che aveva provato a chiudergli lo spazio necessario. In uscita dai blocchi arriva Goss, anche se poi è proprio Stone a ricevere. Ress prova ad alzarsi dalla media, trova il fondo della retina. Importante della sua gara, ma sbatte ancora sul ferro. Dulkis con spazio, piedi a posto, lì è una sentenza con l'uomo davanti. Figurarsi quando non ha nessuno per dare un per Roma. Adesso in difesa Dulkis per Res, che lascia sul posto Bobby Jones alla prima vera annetta, accoppiato con Ruzier. L'aiuto poi di Ortner, che si va a prendere il suo avversario. Stipcevic trova finalmente un canestro importante nella sua partita. Pigiano va a sbattere contro il muro difensivo di Roma senza falli. Deseo con spazio, piedi a posto per mettere la tripla che vale il pareggio. E perché Roma è fatta tutta di piccoli. D'Ercole non si prende il tiro perché Res va bene su di lui. Allo scadere il canestro del capitano, che prova a dare una scossa ai suoi compagni, per dare un'altra possibilità alla Reyer. Finta di Dulkis, va nell'angolo da Res, da due punti. Il numero 14 che va con il pugno verso la sua panchina. Vuole il blocco proprio di Ortner, che poi taglia verso il fondo. La parabola alzata dall'ex di turno, che imprime il suo. Ma poi Goss cerca un preziosismo con la palla dietro la schiena per Ortner. Alla fine il Venezia è premiata